Modernism con Tony Esposito, Mark Costaby e Paul Costaby. Thank you.
progetto particolare, perché c'è questo grande artista e suo fratello Marco Stabi, che è un grande pittore pianista che io ho conosciuto qua a Roma, e suo fratello Porco Stabi. È nata una collaborazione, ma devo dire che questi brani che io trovo fantastici, composti da Mark, risentono della sua permanenza a Roma. Lui è innamorato dell'Italia, ma anche viene da New York, e tutte queste composizioni sono nate proprio grazie a questo suo fascino che lui subisce dell'Italia. Sono pezzi che mi ricordano, personalmente mi ricordano dei paesaggi, sono pezzi per me, una musica impressionista. Con Paul e con Mark è nato anche per me l'occasione di riprendere. Io vengo dall'Accademia d'Arte, ho dipinto, stoffe, gioielli, e poi ho iniziato a suonare. E con Mark e con Paul è nata questa voglia, tant'è vero che abbiamo poi dopo creato delle scenografie che portiamo in giro, fatte a sei mani, ecco le quali abbiamo messe ai lati. Io ho fatto dei fondali, loro sono intervenuti, e io trovo questi loro disegni fantastici. In questo progetto di musica si uniscono tanti artisti, è un work in progress, ci sono tanti musicisti che girano, famosi o no. Ricordo Molly Israel, che è la figlia di una famosissima regista americana, che è con noi in altre occasioni, e c'è Francesco Santa Lucia, che è un pugliese fantastico, perché è un bravissimo tastierista. Una musica multietnica, perché c'è Antonio Bruno che viene da Potenza. Antonio è stato un po', ha iniziato un po' negli anni Ottanta quello che oggi è il rinascimento delle tarantelle, delle pizziche, con un gruppo famosissimo che erano i Tarantolati di Tricarico. Ecco, diciamo, io porto il mio approccio all'Africa, io debbo tanto, sono così debitore a questo grande paese fatto di ricchezze e di sofferenze, perché gli strumenti prendono origine proprio dall'Africa. In questa occasione, in questo tipo di progetto, mi si è visto di solito cantare, suonare altri strumenti. Io ritorno a quello che è il mio strumento iniziale, il mio primo amore, che è la batteria. Questa sera ci saranno anche altri ospiti. Continuiamo con il nostro progetto, con la nostra musica. Grazie. We'll be right back.
E con noi sono le Ebernis, Serena e Rachele. Grande. Grazie. L'ultimo pezzo, ma passa di qua, voglio che tu parli, voglio che parli tu, in perfetto italiano, vai. Ciao a tutti, che bello di essere qui, vivo a Roma, la più bella città nel mondo. Che te lo dico a fare? Sto cercando di diventare prima romano e poi vorrei essere napoletano. Tony mi sta aiutando. questa immagine qui, questo è Use Your Illusion, andate via adesso, questa copertina per Guns N' Roses che ho dipinto, è stato titolato infatti da mio fratello lì, che si chiama Paul Kostabi, che fa anche pittore, si vede i suoi quadri anche qui. E Paul Kostabi ha titolato il mio quadro Use Your Illusion nel 90, e poi Axl Rose ha comprato il quadro
e ha chiesto permesso con un po' di soldi di usarlo per la copertina e anche il nome, e dunque adesso è diventato un'icona della storia di musica rock, ha venduto tipo 30 milioni di copie o di più forse. Ok, e poi si vede tutti questi quadri, tanti che abbiamo fatto insieme con quattro mani, e adesso con Tony, che considero un grande pittore, stiamo collaborando con questo grande qui, il primo l'ho fatto solo con io e Tony, questo, la figura Napoli. Perché amiamo Napoli anche. E poi gli altri tre sono stati fatti da Paul Costavi, Tony Esposito e io, Marco Costavi. Nel CD ci sono due brani, uno è cantato appunto da questa grande cantante, figlia di questa grande regista Molly Israel, e un altro è un brano strumentale che amo molto, un brano di Mark. E mi hanno fatto una richiesta, voi ragazze siete pronti, mi hanno fatto una richiesta di un pezzo mio, Kalimba de Luna, che ha avuto successo e che vorremmo Mark. Sei pronto? Lo improvvisiamo? Lo facciamo e chiudere, Kalimba? Ok? Ok. Tanti te, vai, pronto.
a tutti gli artisti, che si è parlato. Invito il nostro segretario generale, Cristian Parco, ma anche Tiziano Coco, perché vogliamo fare prima una foto di gruppo, me l'hanno chiesto i ragazzi, i musicisti, una foto e poi lasciamo la parola.